Il nonno di Olga stava seduto lì in mezzo, le stampelle poggiate contro un frigorifero piccolo incastrato tra lavello e fornelli. Stava lì e sembrava non vederle nemmeno queste galline che gli riempivano casa, il pavimento così reduce dei loro passaggi. Qualcuna di loro che ogni tanto montava sul tavolo, faceva due passi, scendeva facendo tappa sopra una sedia. Noi gli stavamo seduti di fronte, Olga con Sashka sopra, sopra Sashka un gatto, e io di fianco che spostavo la gamba quando vedevo la governante passare. Erano le 9 del mattino e sul tavolo c'era della vodka, una scodella di miele, uova sode, una frittata. Il nonno di Olga mi guardava, aveva preparato tutto per noi. Olga aveva voluto che lo conoscessi. La guerra gli aveva tolto una gamba, la casa era quello che gli era rimasto. Olga gli aveva detto che ero italiano. Mio nonno aveva fatto la guerra, gli italiani coi russi era andata come era andata. L'italiano lui sapeva soltanto tre parole che però per lui erano una sola. La sentiva dire dai soldati dall'altra parte del Don, faceva freddo, si sparava e poi quell'unica parola fatta di tre, sacramento, porca madonna. L'ha urlata alzando in aria il bicchiere, quelle parole unite che dette lì gli sembravano un brindisi. Ho tirato sul bicchiere anch'io sopra la tavola, sacramento, porca madonna, e giù a ridere. E poi anche Olga, sacramento, porca madonna, e sacramento, porca madonna, anche Sashka l'ha detto piano, sussurrandolo al gatto. Dopo è stato tutto un bere e mangiare per ore. Lui che ha cominciato a cantare, batteva il tempo battendo la stampella. Sashka se n'è andata fuori. L'abbiamo vista prendere un pezzo di legno, disegnare una strada sopra la terra, ricavarci un percorso con i rettilinei e le curve, cercare di farci passare dentro le galline, arrabbiarsi con loro. Una ha persino aperto le ali per la paura che aveva di lei. E poi il nonno di Olga ha smesso di colpo di ridere. Gli si è chiusa la bocca, gli occhi sono diventati più scuri. Olga mi ha detto che la vodka gli portava sempre l'allegria e le canzoni. E però l'ultima cosa che gli lasciava era questa malinconia blu. Gliela appoggiava sopra le spalle, lui le incurvava, si lasciava mettere sotto. Lo sentivano anche le galline e infatti in cucina non c'entravano più, giravano larghe, l'odore che fa il dolore di un altro animale, tutti gli altri che fuggono via. Olga gli stava vicino, gli ha messo una mano sull'unica gamba. Lei aveva una faccia divisa, stare dentro il dolore del nonno, infilarsi in quello spazio privato, lasciarmeli fuori ad aspettare che fosse finito oppure tradurre per me tutto quel pianto. Così per un po' hanno parlato in russo. Poi Olga mi ha guardato e mi ha detto che lui non ce l'aveva con me, ma erano morti milioni per liberarsi di noi. Quando lei ha smesso di parlare, suo nonno ha indicato fuori, oltre la finestra. E Olga mi ha detto che quella terra era piena di morti. I campi, gli alberi, questa casa e il fratello del nonno. Sotto quella terra nera c'era anche lui. Prima di salutarci ho voluto fargli una fotografia. Il nonno di Olga che è uscito dalla cucina correndo sulle stampelle, poi è ritornato dentro con una giacca, le medaglie e le spille davanti, si è messo in posa, in piedi accanto al frigorifero, sull'attenti con solo una gamba, il viso serio, l'espressione compresa. Olga che gli ha chiesto di sorridere e lui che però non l'ha fatto, la faccia di chissà che si sta tramandando così, dentro una foto, oltre la morte. E poi ci ha accompagnato fuori, fino alla macchina, il polline che nel frattempo aveva cominciato a volare bianco dovunque, il cortile che ne era già pieno, le galline che lo sollevavano correndoci in mezzo. Ci siamo stretti la mano, ha chiesto a Olga quando sarei partito, ho indicato l'orologio sul polso per dire prestissimo il primo volo che c'era. L'abbiamo salutato da dietro i finestrini, lui che ha sollevato una stampella, quella dove c'era la gamba, il gesto di chi spara in aria, è rimasto lì per tutto il tempo che ci è voluto per percorrere la strada sterrata. Stava lì, imbiancato dal polline, la giacca e le medaglie già bianche e la testa che incanutiva. Delle cose. Grazie. Se ci sono domande, infatti siamo qua, se siete curiosi e potete anche farcele fuori dai microfoni. Un palinsesto, cioè c'è un programma che prosegue? Non lo so, nel senso che io sono ospite quanto te, ma mi sento a casa. Solo una sullo stile
che è stato utilizzato nel libro, ho visto che è stato cioè almeno dalle, io il libro non avendolo letto non lo so, però da quello che ho ascoltato finora dalla lettura è sembrato uno stile molto dettagliato, cioè narrativamente molto dettagliato, anche fotografico, perché tutto quello che è stato raccontato è come se io l'avessi visto, cioè ho visto le galline, ho visto il polline, ho visto Olga, ho visto la famiglia, ho visto proprio questo ambiente che mi è sembrato pure di esserci stato in questo posto. Quindi ora vorrei capire, il libro mantiene questo stile così narrativo, molto fotografico, molto dettagliato, molto... non si capisce dietro cosa c'è, non si coglie questo, forse bisognerebbe leggere il libro, cosa c'è dietro questa ricerca del dettaglio, non ho colto bene, però ho colto che c'è la ricerca del dettaglio fotografico. Ora vorrei sapere, lo stile, oltre questa ricerca del dettaglio fotografico, include anche dei momenti di riflessione, di pensiero che va e si traggono delle conclusioni anche su certi modi di fare, certe situazioni, ci sono delle... diciamo, ci sono che quello che tra virgolette a volte anche volgarmente viene detto la morale, oppure si privilegia questo stile fotografico appunto appena descritto? E ovviamente, naturalmente bisogna leggerlo, cioè perché poi anche lì di fronte al fotografico ognuno ha una sua idea. Io ho molta perplessità nei confronti di quella di quel modo di scrivere che ti dice quello che devi pensare, no? Cioè di quella letteratura che ti dice, e lui pensava che la vita era, e ti diceva, e ti dice quelle cose lì che fanno tanto piacere, a cui uno deve solo dire sì, sono d'accordo, magari la sottolinea e poi va al bar e dice, sai che secondo me cos'è la vita? E poi dice la frase che ha scritto, che ne so, Eri De Luca, no? E invece qua non c'è questa cosa, cioè io credo che la morale e la verità, io credo in una letteratura di verità che induce il lettore a portarsi a casa e a elaborarsi delle proprie verità sulla base di situazioni che vengono raccontate. Qua è pieno di dettagli, ma non so, è come dire, questo romanzo è come se fosse un romanzo in cui contano più come le persone fanno le cose, conta più come le persone fanno le cose che non quello che si dicono, no? È un romanzo in cui non ci sono praticamente dialoghi, in cui le persone non si dicono niente, in cui da un lato le cose importanti non se le dicono e quella è la tragedia. Noi passiamo il tempo a comunicare continuamente, a mandarci messaggi, a telefonarci, a parlarci, e poi le cose importanti non ce le diciamo, e tutte quelle cose importanti che non ci diciamo poi vengono fuori in un altro modo, no? E poi le parole purtroppo sono delle cose con cui noi proviamo a definirci, ma sono cose che sono robe che ci hanno dato altri, non è che le parole ce le siamo inventate noi, no? E con le parole si può mentire. Se tu chiedi a una persona come stai, magari ti dice benissimo e ha la faccia piena di herpes, no? Che vuol dire che non sta affatto benissimo, no? Cioè che quindi con le parole dice una cosa e poi però il suo corpo dice tutt'altro, no? Se noi in questo romanzo Pietro, che insegna alle elementari, fa un esercizio con i bambini, cioè li invita a registrare le cose, registrare i rumori, no? Che è un modo diverso di percepire la realtà, no? Se noi fossimo sensibili abbastanza e educassimo il nostro udito e gli altri sensi oltre che la parola, noi sapremmo quando c'è uno che noi conosciamo bene, che sia la nostra fidanzata, moglie, figlia, padre, che cammina nell'altra stanza, noi da come cammina sapremmo dire esattamente come sta. Cammina e noi sappiamo se è arrabbiato, triste, se è arrabbiato, rassegnato, o arrabbiato in un momento di, come dire, in cerca di riscatto, oppure se è uno sconfitto, oppure se sta arrivando da noi per dirci una cosa brutta, o se sta arrivando da noi per dirci una cosa bella, o se arriverà vicino alla porta e poi tornerà indietro. Noi lo sappiamo perché quella cosa. E poi magari dopo che noi abbiamo capito come sta, entra nella stanza e chiediamo come stai e ti dice benissimo.
Però noi sappiamo tutte quelle altre cose che sono fatte di dettagli, che dice il corpo, no? Perché il corpo invece quello sì è nostro, no? E quello sì non passa attraverso le parole, quello sì dice la verità, no? Poi semmai c'è una verità vera che sta tra la sintesi, tra quello che dice il nostro corpo e le palle che diciamo con le parole, no? Perché la nostra verità non sta solo in quello che il nostro corpo dice, ma nel fatto che col corpo diciamo una cosa e poi con le parole diciamo un'altra, no? Questo romanzo è un romanzo appunto che parla un po' di questa cosa qua che ti sto dicendo adesso, no? Okay. In cui contano più i gesti e contano gli oggetti, no? Dagli oggetti vengono fuori le persone, cioè quante volte noi entriamo nelle case degli altri e cerchiamo di farci un'idea di come sono dagli oggetti che hanno. C'era una fotografa francese che si chiamava Sophie Cal, cioè è viva, ha 57 anni, che si era fatta assumere in un hotel all'inizio degli anni 80 a Venezia e fotografava le stanze, si era fatta assumere come cameriera e fotografava le stanze dopo che i clienti se ne erano andati. No, ci sono queste fotografie bellissime in cui vengono fuori tutti questi fantasmi, no? E allora dalle foto tu ti ricostruisci. E allora c'erano quelli che vanno via dall'albergo e rifanno il letto che sembra che non ci sono mai stati, che dice oddio questo è inquietante, oppure ci sono quelli che lasciano tutto per aria, quelli che lasciano sporco, quelli che dimenticano le cose, quelli, no? Allora sulla base di queste cose lì c'è più verità di quanta ce ne sia appunto in uno che la verità ti dice cosa devi fare e tu non devi più fare niente, hai preso solo la verità, te la porti a casa, la sua verità, hai preso la verità di uno che ti ha detto che cosa devi pensare. Invece appunto io credo in un'altra letteratura, in una letteratura che semmai ti chiede di ascoltare. Giacomo all'inizio ha detto e si è corretto tra domanda e risposta dicendo che la domanda, perché la letteratura non dà risposte, la letteratura è il luogo della complessità, la letteratura articola domande. Allora, ogni romanzo è una domanda articolata in tante pagine. C'era un filosofo francese che si chiamava Deleuze che diceva la cosa più difficile da fare è articolare una domanda, no? Allora, questo più che dirti una morale ti induce a chiederti una morale in generale, che appunto è una posizione diversa, è una posizione di chi si assume la responsabilità di fare delle domande insieme a chi legge, che invece che porsi nella condizione di dire guarda che io ho la verità e tu, lettore, sappi che questa non ti fa le tante domande, perché te la dico io quello che devi pensare, invece no, i lettori sono intelligenti e noi anche scrittori siamo lettori, noi siamo peraltro i primi lettori della cosa che scriviamo come naturale. Grazie, buona serata. Grazie, grazie mille.